Buon pomeriggio, Papa Francesco è atterrato da pochissimi minuti a Kinshasa per il suo 40° viaggio ecumenico di pace, come da lui stesso definito domenica all'Angelus, un viaggio che lo porterà in Repubblica Democratica del Congo, prima e poi in Sud Sudan, due paesi della periferia del mondo, ricchissimi di materie prime ma con popolazioni afflitte da povertà e violenza. Durante il volo, sorvolando il deserto del Sahara, il Papa ha chiesto ai giornalisti di pregare in silenzio per tutte quelle persone che cercando un po' di benessere e di libertà non ce l'hanno fatta e per tutti quelli che, cercando di raggiungere il Mediterraneo, sono finiti nei lager e lì soffrono. La guerra in Ucraina, Mosca annuncia Xi Jinping sarà in Russia in primavera, ma da Pechino per ora non arriva alcuna conferma. Intanto Kiev fa sapere di avere bisogno di 200 caccia. Nel 2022 il PIL italiano è aumentato del 3,9% rispetto al 2021, lo fa sapere Istat. Si tratta di un dato superiore alle stime del governo che indicavano per lo scorso anno una crescita del PIL del 3,7%. Alfredo Cospito è stato trasferito per sicurezza sanitaria, ma non cambia il suo regime carcerario. La scelta del trasferimento è stata fatta perché opera, ha una struttura sanitaria efficiente, ma il 41 bis non cambia. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani in conferenza stampa con i ministri della giustizia Carlo Nordio e dell'interno Matteo Piantedosi sulle decisioni adottate ieri dal Consiglio dei Ministri. Non ha superato l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto la notte scorsa ed è stato dichiarato clinicamente morto. Thomas Bricca, 18 anni, era stato ferito alla testa con un colpo di pistola ieri sera in un agguato nel centro di Alatri nel Frusinate, sullo sfondo forse una vendetta o un regolamento di conti tra bande di ragazzi. Secondo INAIL aumentano le denunce di infortunio sul lavoro, nel 2022 sono state quasi 698.000, 1090 in calo sono quelle con esito mortale, aumentano invece le segnalazioni di malattie professionali. È salito a 96 morti il bilancio dell'attacco kamikaze condotto ieri da un attentatore suicida in una moschea di Peshawar nel nord-ovest del Pakistan, mentre i fedeli erano riuniti in preghiera. L'azione è stata rivendicata dai talebani pakistani. Il calcio torna alla Coppa Italia con i quarti di finale. Stasera scendono in campo a San Siro l'Inter e l'Atalanta, mentre domani sera avremo due sfide, una alle 18. Fiorentina-Torino al Franchi, alle 21 Roma-Cremonese, conclude il programma il 2 febbraio alle 21 Juventus-Lazio. È tutto, l'informazione con il TG2000 torna come sempre alle ore 18:30. Buona serata.